forse l'avete letto anche voi, a breve uscirà Barbie in sedia a rotelle. Sì, vero, Barbie in carrozzina. Ora, io tutto mi sarei aspettata, tranne che Ken fosse un tipo violento. Cioè, quanto sarà Ken, signora? 20 centimetri di bambolotto? Allora io dico, Barbie, mollalo! È pieno il mondo di uomini giocattolo di 20 centimetri, dai! Magari non 20 centimetri completi, però se sei fortunata, la parte che ti interessa, secondo me, la trovi, eh? Grazie! Però è bello! Secondo me è molto bello che Barbie si è avvicinata alle donne, no? Barbie un po' imperfetta, Barbie una di noi, con i nostri acciacchi, con le nostre croci. Però secondo me si può fare di più. Io vorrei una Barbie ancora più ancorata nel tempo che viviamo, no? Allora pensavo, ci starebbe bene, tipo Barbie Me Too, che se la spogli per cambiare il vestitino ti va a denunciare? Oppure, che ne so, Barbie terrapiattista, che pensa che gli uomini abbiano i genitali piatti come Ken? Oppure Barbie Novax nella sua casetta di plastica coi figlioletti morti intorno. Oppure Barbie Instagram che ogni 20 minuti le deve fare la foto al culo altrimenti diventa isterica. È bellissima questa cosa e io sono molto felice perché Barbie ha sempre rappresentato un po' nella mia infanzia l'icona della bellezza, no? La donna perfetta per ogni uomo, Barbie, sexy, sinuosa, magra, muta soprattutto. E io da ragazza... Lei annuisce. Lo molli, signora, suo marito ha annuito, maledetto. Le Barbie gonfiabili, lei. No, io da bambina avevo i complessi fisici perché avevo un grosso problema di acne. Mi chiamavano Antonio Cassano al liceo. Sì, perché ho molto fondotinta, però ci sono i crateri qua sotto, è così. Solo che sono felice di questa cosa perché dico, cavolo, finalmente una Barbie più vicina a me. Io da bambina mi dicevo, se non sarò come Barbie, col cavolo che trovo il fidanzato. Crescendo però, ragazze, ho capito. No, noi andiamo bene così come siamo. Ragazze, noi siamo bellissime così perché agli uomini piacciamo sempre. Agli uomini piacciono tutte le donne, ma tutte le donne, le belle, le brutte, le alte, le basse, le grasse, le magre, le rifatte, le naturali. Vi dirò di più. Agli uomini piacciono pure le donne con il pene. Ma di che ci stiamo a preoccupare? Le donne con il pene! Tu annuisci, eh? Stasera vai da Mario, in realtà. Lo so. Un applauso al mandrillo in prima fila. Crescendo, grazie a Dio, io ho cambiato preoccupazioni. Adesso ho questa fissa che devo diventare famosa. Io ce la devo fare, io mi devo realizzare, statemi accanto, devo diventare famosissima, ma famosa tipo come Homer Simpson, come baffo da crema, proprio famosa tanto. E tutti mi dicono, però stai in Italia Martina, quando lo puoi fare? Quindi vai via in questo paese che non offre opportunità, vai all'estero, vai in Inghilterra, vai a Berlino, vai in America, Boston, ai comedy club, a New York. No ragazzi, io devo andare in un posto in cui se vado è sicuro che ce la faccio, dove non c'è competizione, dove non c'è pressione psicologica. Io posso andare, che ne so, in Burkina Faso, in Somalia, a Cinisello Balsamo, a Frascati, a Benevento, in questi posti. Oppure pensavo a Chernobyl. Ora, secondo me è veramente una grande soddisfazione per un comico esibirsi a Chernobyl. Applausi scroscianti tutte le sere, sempre. Lì una persona ha almeno 8 mani per applaudirti. Bellissimo! Questo era un applauso da Chernobyl! Grazie! Allora, il punto è che io sento molto la pressione di mia madre. Ora, apriamo un capitolo doloroso della mia vita. Mia madre ha compiuto da poco 65 anni e come tutte le persone della sua età lei ha questa fissa per le GIF animate dei santi. Ora lei ogni notte mi manda la buonanotte con le GIF animate di Padre Pio, che non sono GIF normali come quelle di Tina Cipollari, di CR7, no. C'è Padre Pio pieno di glitter che lampeggia. Lampeggia, anche le vostre madri lo fanno. C'è Padre Pio glitterato a intermittenza e sotto c'è la scritta "Veglio su di te". Ora ragazzi, io ogni notte mi addormento con l'immagine di questo pugliese incazzato con le mani bucate, pieno di glitter, che lampeggia e che veglia sul mio sonno per rubarmi trucchi, probabilmente. Per quale motivo? Breve parentesi, chi non sa chi è Padre Pio? Padre Pio è questo santo protettore dei tatuaggi dei pregiudicati.
che ha raggiunto il massimo del mainstream quando si è trasferito in India ed ha iniziato a farsi chiamare con il nome di Osho.